Buonasera, siamo qui con Simona Ferraro. Ricontinuiamo, parliamo ancora di serie storiche. Se non vi siete annoiati troppo la prima volta, con una lunga discussione di lunghissimo periodo, farò anche oggi una discussione, faremo una discussione di lunghissimo periodo. Cioè, sostanzialmente, però, visto che siamo italiani, restituiremo un po' il campo. Invece che dalla storia mondiale, alla storia d'Italia. Cioè, oggi stasera tenterò di fare un quadro brevissimo di che cosa è successo, diciamo, dall'antichità a oggi, e poi magari via via andremo un po' più a approfondire vari pezzi, vari argomenti di storia economica italiana. Allora, fondamentalmente, il primo punto, quindi, è che l'Italia, che poi naturalmente è esistita solo dal 1861, ma insomma la penisola italiana è sostanzialmente, con due eccezioni, stato un paese, sempre stato un paese relativamente ricco. Parentesi, non vorrei che stiamo iniziando entrando in una terza eccezione. Comunque, sostanzialmente l'Italia è stato un paese relativamente ricco, insisto sul concetto relativamente, perché come si diceva l'altra volta, i livelli di ricchezza prima della rivoluzione industriale, di ricchezza o di reddito, prima della rivoluzione industriale, erano infinitamente inferiori a quelli attuali, però relativamente ad altri paesi l'Italia è stato sempre o quasi sempre un paese ricco. E questo sostanzialmente perché quando è stata scoperta l'agricoltura, è stata scoperta in tre o quattro posti, ma i due posti essenziali dal punto di vista dell'europea civiltà sono la Cina e il bacino del Mediterraneo. Nel bacino del Mediterraneo, in cui è stata scoperta per prima l'agricoltura, la scoperta è avvenuta in quello che attualmente è l'Iraq o in una zona del Medio Oriente attorno all'Iraq, e poi lentamente nuovi contadini hanno portato la civiltà, massacrando un po' di indigeni naturalmente, prima verso la Grecia e poi lentamente dalla Grecia si sono diffusi tutto il Mediterraneo. L'Italia è stata una delle aree che dopo la Grecia ha iniziato a beneficiare di questa civiltà agricola che, naturalmente, che a un certo punto, non si sa quando, ha iniziato a aumentare il reddito rispetto a quello dei coltivatori e cacciatori e coltivatori. Questo è il primo quadro. E poi l'Italia ha avuto, tra virgolette, la fortuna essere stata colonizzata prima parte dai Greci, poi dai Etruschi, che siano una civiltà autoctona, e poi ha avuto la grande fortuna di avere conquistato praticamente tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi al momento dell'Impero Romano, sostanzialmente, diciamo nel 1000 a.C., l'Italia, parte alcune zone etrusche, era probabilmente nettamente più povera della Grecia e ancora più povera del Medio Oriente, delle aree fenicie e così via. Al momento, quando l'impero romano ha iniziato a conquistare tutto il bacino del Mediterraneo, poi spingendosi in Francia, in Gran Bretagna e così via, ha iniziato a sviluppare un'economia notevolmente sofisticata per il periodo preindustriale, cioè comparabile a quello della Cina, che era la grande area, altra area di civilizzazione, probabilmente superiore all'India o al Giappone, o anche all'Ercole. L'impero romano ha, diciamo, ottenuto un livello di reddito che attualmente ovviamente molto basso, però all'interno di questo livello, di questo reddito, l'Italia, essendo il centro dell'impero, era il paese, l'area più ricca. Se volete dei dati, che poi presenterò il solito grafichetto del PIL pro capite, sostanzialmente la media dell'impero romano era sui 800-900 dollari nel 2011. Ricordate che in questa area, in questo tipo di metrica, 600 dollari è 550-600 dollari è la sussistenza, quindi l'impero romano è un po' sopra la sussistenza. L'Italia, che era il paese dell'area più ricca, aveva 1.400 dollari, cioè il doppio della sussistenza.
Ma l'Italia era anche un paese estremamente diseguale. E quindi, da un lato, bisogna porsi il problema perché l'Italia era l'area più ricca, e la risposta è abbastanza facile, nel senso che non solamente aveva un'agricoltura sviluppata, ma anche aveva una produzione industriale molto sviluppata, perché essendo soprattutto a livelli per prodotti artigianali di alto livello, ovviamente non c'era il prodotto industriale, perché essendo il centro dell'impero era anche piena di gente ricca che voleva delle bellissime cose. Se voi andate, per esempio, al Museo Romano, a Roma, vicino alla Stazione Termini, vedete le cose di estrema sofisticazione. E quindi, diciamo, aveva degli artigiani di grandi capacità che producevano cose molto. E aveva un'agricoltura variegata, con produzioni avanzate di olio, vino, prodotti agricoli e così via. Quindi aveva una produzione notevole al suo interno e poi riusciva anche a prendere una serie di tributi, cioè il livello di consumo dell'impero romano, delle aree di Roma, delle aree attorno a Roma, cioè l'attuale bisogno di terra, era molto alto, anche superiore al PIL, perché sostanzialmente prendevano le tasse di tutto l'impero. L'impero era un'area notevolmente, diciamo, non particolarmente ricca per gli standard moderni, neanche per quelli dell'età moderna, ma comunque l'Italia ben al di sopra della sua esistenza, perché era un'area commerciale molto vasta, con un notevole livello di integrazione del mercato, una notevole specializzazione, e quindi l'Italia era alla cupola, al top di questo, cioè, di questo impero. Inoltre, e qui arriviamo, fin qui siamo alla parte positiva, poi siamo alla parte negativa. Inoltre, l'Italia era un paese, un'area geografica di enorme diseguaglianza, perché da un lato c'erano i ricchi, c'era un ceto medio, un po' di agricoltori, c'erano moltissimi schiavi. L'agricoltura romana era basata, la grande agricoltura romana, che poi riforniva l'impero, era basata, l'impero riforniva l'Italia, era basata, Roma, grande città, era basata su una notevole percentuale di schiavi. Ora non mi ricordo esattamente, dove andare a controllare, ma mi pare che fosse il 20 o 30% della popolazione. E quindi, naturalmente, è chiaro, se il 20-30% della popolazione è tenuta a un livello di sussistenza, quelli che possono usufruire dei redditi che vengono da queste persone stanno benissimo. Quindi l'Italia, l'impero romano, era un paese di grandi diseguaglianze. La cosa è andata bene per secoli, poi l'impero romano è decaduto. Cioè, tutti noi abbiamo studiato la storia dei barbari che arrivavano. Io non sono un grande esperto, però quello che ho letto sostanzialmente è che non è solamente una questione militare. L'impero è stato indebolito, almeno a quanto riesco a capire, anche da una serie di pestilenze. Nel senso che è venuta una serie, peste Antonina, che è del 260 d.C., ha provocato un crollo della popolazione. Purtroppo, teoricamente, cioè, i dati, ovviamente la burocrazia imperiale aveva una quantità di dati mostruosa, perché era efficiente, purtroppo sono tutti stati persi con le cosiddette invasioni barbariche, e quindi di dati sulla popolazione romana non si sa. I romani facevano i censimenti, se vi ricordate, Gesù Cristo è nato a Betlemme durante un censimento. Purtroppo i dati per i censimenti sono stati tutti persi. Comunque, diciamo, si dice che la popolazione dell'impero romano sia calata del 20-30%, e questo ha provocato una spirale negativa. Nel senso che, per mantenere il livello di spesa statale, che voleva dire sostanzialmente spesa pubblica per l'esercito, ma anche per
opere pubbliche, ma comunque notevolmente per l'esercito, è dovuto aumentare le tasse. Aumentando le tasse ha reso più difficile l'attività economica e quindi la contrazione economica ha reso ancora più pesante le tasse, con una spirale negativa che, diciamo, ovviamente è stata peggiorata dalle invasioni barbariche, ma comunque poi ha portato, tra l'altro le invasioni barbariche hanno anche reso necessarie creare delle opere pubbliche che prima erano assolutamente impensabili. Cioè, Roma si è circondata di mura, cosa che attualmente all'epoca di Traiano, mura aureliana, che all'epoca di Traiano non era concepibile. E quindi a un certo punto l'impero romano è crollato e quindi questa diciamo, unità del mercato, che era anche legata ovviamente al funzionamento dell'impero, era legata al fatto che ci fosse l'esercito che proteggeva le vie di comunicazione marittime e terrestri, era legata al fatto che esisteva un sistema legale funzionante, uguale a tutte le aree dell'impero, esisteva una cittadinanza dai tempi di Caracalla unica, cioè tutti erano cittadini romani, diciamo, questo è esploso. E quindi naturalmente l'esplosione di questo mercato integrato e l'esplosione della distruzione di queste origini della prosperità romana ha provocato una crisi economica. Quanto grande sia questa crisi economica non lo sappiamo. Purtroppo non abbiamo nessuna idea di quanto fosse basso o quanto fosse basso il reddito nel 6 o 700. Una cosa interessante è però l'unico tipo di informazioni che si hanno è totalmente un po' in controtendenza rispetto a questa visione, che è la visione plausibile, la visione tradizionale di crollo economico, crollo demografico. Sicuramente sappiamo che, per esempio, Roma, che aveva 1 milione di abitanti, diciamo così, al momento top dell'impero, anche qui le cifre sono così, a un certo punto si è ridotta a poche decine di migliaia di abitanti. Tra l'altro, se voi pensate, cioè, pare che si fossero ridotti tutti all'isola Tiberina o poco vicino. E fra l'altro, se voi pensate, dove è stata cosa angosciante, perché gli abitanti di Roma vivevano in grandi casermoni, insule si chiamavano. E quindi questi ovviamente sono stati abbandonati, la popolazione si è... però non è che siano crollati immediatamente. Quindi praticamente il foro romano non è crollato immediatamente, il Colosseo è rimasto, poi è stato usato come cava di pietra. Quindi per secoli uno viveva al centro, attuale centro di Roma, e allora centro di Roma, e poi andava avanti per 2, 3, 4 chilometri in un paesaggio disabitato, pieno di casermoni abbandonati, che deve essere una cosa da film horror di Dario Argento al top. Comunque, qui c'è questa crisi. L'unica cosa che sappiamo è, sostanzialmente sappiamo, comunque, su cui abbiamo dei dati decenni, di qualsiasi tipo, sono le altezze. Mi sembra di aver già detto che l'altezza è una misura del benessere fisico. Cioè, sostanzialmente, ciascuno di noi ha un'altezza genetica massima, però se tu mangi bene, cioè mangi proteine, hai abbastanza calorie rispetto a quanto lavori, e mangi proteine quando devi crescere, cioè mangi la carne quando sei bambino, sostanzialmente raggiungi questo massimo. Ora, i dati sotto l'impero romano, quando c'era grande civiltà, vedono che l'altezza era abbastanza bassa. Nel peggiore periodo, fra virgolette, peggiore del Medioevo, gli italiani erano molto, relativamente più alti. Cioè, dal punto di vista del benessere materiale, almeno puramente fisico, perché ovviamente c'era un sacco di selvaggina, quindi si poteva mangiare un sacco di carne, mentre invece i romani, non ricchi, vivevano a farro e cereali vari. E quindi naturalmente lavoravano un sacco. Quindi diciamo, comunque, sostanzialmente, c'è la storia che la civiltà urbana
romana fu distrutta. E poi a un certo punto iniziò una ripresa. Iniziò una ripresa che più o meno comincia l'ottavo nono secolo. Cioè, è una ripresa commerciale, no, decimo secolo, e diventa assolutamente evidente nel 1100 e 1200. Cioè, sostanzialmente c'è un'enorme quantità di materiale non aneddotico, ma su incremento dei traffici, aumento della popolazione, coltivazione, ritorno alla coltivazione. Ovviamente molte delle terre dell'impero romano, che erano coltivate sotto l'impero romano, sono state abbandonate perché non c'era più coltivatore. E c'è un recente articolo molto divertente che è fatto per tutta l'Europa, che misura, perché non ci sono ancora dati, i dati sul PIL arrivano fra un attimo, però per l'Italia iniziano nel 1300. C'è un articolo molto divertente che fa una stima della crescita economica sulla base delle cattedrali. Perché? Perché naturalmente le cattedrali si sa quando sono state costruite o ampliate. E quindi questi hanno, storici economici, hanno raccolto con grande accuratezza, almeno spero, tutti i dati sulle cattedrali costruite in Europa occidentale, costruite o rinnovate in Europa occidentale. E, diciamo, l'articolo, poi se qualcuno è interessato, faccio anche trovare indicazioni bibliografiche, e l'articolo fa vedere chiaramente che, primo, c'è una ripresa a partire dall'Ottocento, Novecento, e secondo, la ripresa è molto più forte in Italia che in altri paesi. Cioè l'Italia è il primo paese, perché era il paese che era più vicino alle aree che in quel momento erano più ricche del Mediterraneo, che era l'Impero Ottomano. Scusate, il Califfato di Baghdad, l'Impero Ottomano arriva dopo, non diciamo sciocchezze storiche. A quel punto, diciamo, l'area più ricca era tutta la zona, il Califfato e quindi la zona dell'attuale Iraq. E soprattutto, quindi, la zona più ricca era la zona da cui arrivavano le spezie, che erano il grande commercio medievale. Quindi l'Italia inizia a riprendersi e diventa, attraverso questa ripresa commerciale, porta anche una ripresa industriale. Cioè le città italiane iniziano, cioè ritornano ad essere centri produttivi di alto livello. Prima erano con la produzione tessile o comunque la produzione era limitatissima, perché quasi tutti si facevano i vestiti a casa, fondamentalmente, e invece inizia a svilupparsi una corporazione che iniziano a produrre vestiti, prodotti di lusso, stoffe di lusso. Quindi l'Italia ha una notevole crescita economica. Esattamente di quanto non si sa, però comunque a questo punto io potrei anche far vedere un grafico, così vi annoiate tranquillamente. Allora, farò vedere due versioni di questo grafico. Questo è il grafico del PIL fatto in medie mobili 25 annali, perché non si vede nulla, cioè una media di ogni 25 anni, quindi la serie parte dal 1310. Ma il primo dato è il 1322, e sostanzialmente questo è il dato vero. Nel senso, come voi vedete, faccio anche Mi sa che non quello. riusciamo ancora a vedere. Non riuscite ancora a vedere? No. Aspetta un attimo, allora riprovo. Ora vedete? Ok, perfetto, ora sì. Perfetto. Allora, vediamo se si fa vedere un po' meglio. No, non si fa vedere. Allora, questo è il grafico del PIL, prodotto interno lordo, vi ricordate la quantità di beni prodotta da un paese, in questo caso dall'Italia centro-nord. Questo si finisce sul centro-nord, un lavoro di malanima sostanzialmente. Questo è il dato vero. Cioè, nel senso, sostanzialmente, come voi vedete, non vedete assolutamente niente, tranne che il grande boom finale. Perché naturalmente qui stiamo sui 1.400, 2.000 dollari. Allora vi ho fatto, e qui si vede un po' di più,
varie fasi. Questa è scala logaritmica, cioè si vedono le variazioni dei tassi di crescita. E allora qui si vede un po' meglio, sostanzialmente, e quindi si vede che si parte dal 2500 dollari, cioè l'Italia del centro-nord, che non comprende Roma, in questo grafico, il Lazio è sud a questo punto, era sicuramente più ricca Italia. L'Italia del centro-nord del 1300 era sostanzialmente, notevolmente più ricca dell'Italia al picco dell'impero romano, massimo dell'impero romano, questo è il 1500. Perché l'Italia sostanzialmente era una grande potenza commerciale, o meglio, Venezia, Genova erano grandi potenze commerciali, perché avevano vaste reti di traffico, Firenze era... Milano erano grandi potenze industriali e molte altre città avevano attività commerciali notevoli, avevano attività industriali. Cioè l'Italia era una delle due superpotenze economiche dell'Europa occidentale, l'altra era l'attuale Belgio, potenzialmente l'attuale Fiandre. Praticamente aveva non solamente aveva la possibilità di importare merci dall'Oriente, scambiandole con merci, ma anche produceva manufatti di lusso che venivano mandati sostanzialmente in tutti i paesi europei e in cambio otteneva prodotti primari. Per esempio, una delle grandi specializzazioni di Firenze era l'arte della lana. La lana era inglese, cioè l'Inghilterra a quel tempo era la produttrice di lana che mandava. Infatti, a un certo punto, le tre grandi case fiorentine di mercanti banchieri fallirono nel 1342, qualcosa di questo genere, perché avevano prestato troppi soldi al re d'Inghilterra, in cambio di diritti di tassazione sulla lana. Poi il re fallì e fallì. Comunque è questo periodo d'oro, che probabilmente sempre nei limiti della città preindustriale, ma comunque portò a una notevole ricchezza. Poi arrivò la peste nera. Ora, qui la peste nera sostanzialmente non si vede bene lo shock, perché è 25 anni qui. E la peste nera provocò crollo della popolazione italiana, però perversamente nel breve periodo migliorò la situazione soprattutto dei poveri. Cosa successe? Nel precedente periodo di espansione commerciale, vabbè, tutti più o meno stavano un po' meglio, la distribuzione del reddito si sa poco, ma comunque era sicuramente meno pessima che sotto l'impero romano, però comunque chiaramente c'era una grande disparità. I grandi disparità erano legati al commercio, erano legati anche alla proprietà terriera. Quando arriva la peste nera, ovviamente fa crollare la popolazione e quindi fa crollare anche il numero di lavoratori. I salari si impennano perché ovviamente quando ci sono meno lavoratori, i salari crescono in un'economia prevalentemente di mercato, cioè in altre zone. Per esempio, l'Europa dell'Est la situazione è diversa, perché c'è una forma di coercizione molto più forte, ma in Italia fondamentalmente c'è l'Italia no. E quindi questo ha portato a un miglioramento in tutta Europa della distribuzione del reddito e a un aumento del reddito pro capite. Cioè perché sostanzialmente c'era più terra disponibile e quindi la produttività della terra era maggiore rispetto al numero di lavoratori. E quindi il reddito pro capite, la produttività dell'agricoltura aumentava e il reddito complessivo è aumentato. Sostanzialmente poi, diciamo, l'Italia ha mantenuto questo ruolo di superpotenza commerciale e crescentemente industriale praticamente fino al metà del 600, 500-600. Dal punto di vista commerciale, l'Italia fu duramente colpita dalla scoperta dell'America, perché
scoperta dell'America fu ovviamente un caso, però quello che veramente colpì l'Italia fu più che la scoperta dell'America ha avuto conseguenze di lungo periodo. Quello che più colpì l'Italia fu l'arrivo dei portoghesi alle isole delle Indie. Cioè, per la prima volta un'altra potenza, che non erano i veneziani o i genovesi, aveva un rapporto diretto con i produttori di spezie e comunque in genere con i produttori orientali. E quindi naturalmente i veneziani presero una bella botta, perché per un po' riuscirono a mantenere la concorrenza, ma nel 600, quando arrivarono gli olandesi, la persero. Quindi diciamo il ruolo commerciale dell'Italia si ridusse, rimase però un forte ruolo industriale. L'Italia cambiò un po' specializzazione, per esempio invece di produrre lana, che ormai tutti stavano imparando a fare, iniziò a produrre seta, che era un prodotto molto più di lusso, cioè si spostò come ora di fronte alla concorrenza cinese. Armani e Prada tentano di salire, arrivano al top. Anche allora gli Armani e Prada, le corporazioni italiane, si spostarono verso una fibra più di lusso e verso produzioni ancora più di lusso della fibra più di lusso. Poi, per esempio, tipo di produzione in cui l'Italia eccelleva erano le corazze, che ovviamente erano le armi e corazze, che ovviamente erano di una certa utilità. E quindi diciamo l'Italia comunque, l'Olanda cresceva, più o meno superò l'Italia come reddito, come PIL pro capite nel fine 500, in 600, però l'Italia comunque rimase una zona ricca, il centro nord Italia. Il sud era un po' più povero, però comunque se la passavano abbastanza bene, almeno il sud c'era molto più diseguaglianza, perché la distribuzione della terra era più diseguale. E se, poi, a questo punto, quindi diciamo, la prima periodo in cui forse c'era crisi, comunque calo, chiaramente impoverimento relativo è l'alto medioevo, il secondo periodo in cui c'è impoverimento relativo è sostanzialmente, come voi vedete, c'è un calo e poi c'è qui un sostanzialmente una stagnazione, un calo. Il primo, in una situazione in cui invece a questo punto qui c'è, porca miseria, tagliato, qui c'è la rivoluzione industriale, quindi i paesi ricchi iniziano a crescere. A questo punto ci sono due storie, facendola breve, sulla decadenza italiana. In termini, a un certo punto si può parlare anche forse di decadenza assoluta del Settecento. Una è la storia di Alfani, professore alla Bocconi, e un'altra è la storia di Malanima, che sostanzialmente si basa su questo grafico, professore attualmente a Catanzaro. Sostanzialmente, che cosa dice Alfani? Alfani dice che l'industria italiana, che era già sottoposta a notevole concorrenza da parte olandese, ma anche inglese, un po' anche tedesca, ha avuto una botta da cui non si è più risollevata con la pestilenza, sostanzialmente con la peste manzoniana, 1630-1631, mi pare. Comunque, con la peste manzoniana. Perché? Perché sostanzialmente la peste manzoniana ha colpito in maniera notevole, prevalente, le città. C'è il caso famoso di Verona, appunto, l'ho già citato, in cui il 30%, il 60% della popolazione muore. Allora, il punto di fondo è che le città erano il centro dell'attività manifatturiera. Cioè, sostanzialmente, gli artigiani bravi, quelli che facevano l'arte della seta o le corazze, stavano nelle città. E questi sono morti. Il problema è che nelle città preindustriali, mentre ora la creazione di capitale umano, l'addestramento dei lavoratori è fatta sostanzialmente a scuola, con un processo appunto basato esterno, a quei tempi l'addestramento dei lavoratori era fatto con l'apprendistato.
Uno andava da un maestro e imparava a fare il tessitore di seta, oppure il produttore di spade. Se muoiono i maestri, non c'è nessuno che ti insegna. E quindi, diciamo, questo ha provocato uno shock, come si direbbe in termini un po' economici, uno shock dal lato dell'offerta. Quindi, sostanzialmente, l'Italia non è stata più competitiva, perché aveva perso il nucleo. Comunque il nucleo industriale sarà molto ridotto. Questa è la storia di Alfani. La storia di Malanima è un po' diversa, perché invece della peste del 1630 sostanzialmente dice che la colpa è del mais. Cioè, sostanzialmente lui cosa dice? Bene, cereale tradizionale italiano era il grano in cui si faceva il pane e la pasta. Il mais, gran turco, è il cereale che viene importato da Colombo sostanzialmente e che inizia a diffondersi fine 600-700. E che cosa provoca il mais? Provoca il problema che il mais è molto più efficiente del grano, perché produce molte più calorie per ettaro. Cioè, nel senso, se tu coltivi un ettaro di mais, puoi produrre più pane o più polenta, due modi per produrre il mais, e quindi puoi nutrire più persone. Se puoi nutrire più persone, la popolazione aumenta. Però la produttività del lavoro crolla, perché se ci sono molti più contadini, sostanzialmente la produttività dell'agricoltura cala. È la cosa opposta che al tempo della peste nera. Al tempo della peste nera c'erano meno contadini e quindi ciascuno era più produttivo perché aveva più terra buona da coltivare. Col mais sono più contadini, c'è meno terra e quindi producono meno. E quindi questo fa crollare il reddito. Queste sono le due versioni. Non sono del tutto incompatibili, naturalmente, qualcuno può anche dire che la capacità industriale è stata ridotta dalla peste e poi l'ultima botta è stata dovuta all'aumento della popolazione. Cioè, la popolazione italiana passa, diciamo, da 7, 8 a 10, 15 milioni di persone, dalla fine del 700 a metà 800. E quindi, come voi vedete, nel 1850, ai tempi dell'unità, secondo Malanima, poi c'è gente che non è convintissima, comunque, secondo Malanima, che è la serie che disponiamo, il livello di reddito è nettamente inferiore, siamo sempre su 2200-2300, è nettamente inferiore a quello del 1450. Ed è enormemente, notevolmente inferiore a quello inglese. Mentre nel 1450 l'Italia è il paese più ricco d'Europa, ed era anche probabilmente il paese più ricco del mondo, perché a quel tempo la Cina era in difficoltà, l'India era sicuramente più povera, il Giappone era sicuramente più povero, l'Italia era. Nel 1850 chiaramente l'Italia è in difficoltà. L'Inghilterra a quei tempi sui 4.000-5.000, sostanzialmente, approssimativamente, quindi c'è un enorme divario. L'Italia ha perso gran parte della capacità industriale, rimane pochissima roba, è diventato un paese esportatore di materie prime. Cioè un paese prevalentemente agricolo, con poca industria, poco commercio, che sostanzialmente esporta seta. Però non è più la seta, i grandi tessuti di seta che venivano esportati dall'arte della seta, dall'arte della seta o da Venezia. È filo, che poi viene tessuto a Lione, viene tessuto in Inghilterra. E il filo sostanzialmente è un prodotto agricolo, perché il 90% del valore del filo di seta è dato dalla produzione dei gelsi e dalla produzione di bozzoli. Esportava un po' di olio, quei tempi l'olio era usato per un sacco di usi industriali, anche per illuminare, non tanto per bere. In Europa nessuno usava l'olio a quel tempo, non usava il burro, però veniva usato per lampade, per lubrificazione e così via. Non esportava vino, vino italiano faceva ancora schifo, diciamo francamente, il vino è diventato buono nell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento,
esportava zolfo dalla Sicilia, roba di questo genere. Cioè l'Italia è diventato un paese sostanzialmente sottosviluppato, con un grandissimo passato, bellissime cattedrali, bellissimi palazzi, ma povero. E prima di riuscire a riprendersi ci è voluto parecchio tempo. Cioè, sostanzialmente l'Italia ha avuto un po' di sviluppo industriale negli anni Ottanta, cioè, però dell'Ottocento stiamo sempre parlando, però insomma ha iniziato a crescere veramente negli anni 90 dell'Ottocento. C'è questo, si chiama, tra noi lo chiamiamo il boom giolittiano, perché Giolitti è il presidente del Consiglio, e sostanzialmente l'Italia inizia la crescita economica moderna. Si sviluppa una industria prevalentemente tessile, che però comunque anche un po' di industria metallurgica, un po' di industria meccanica, che si concentra nel nord-ovest, nel triangolo industriale. Mentre il divario nord-sud, poi faremo anche una puntata sulle sciocchezze neoborboniche, ma il divario nord-sud al momento dell'unità è relativamente piccolo in termini di prodotto interno lordo, è molto più ampio in termini di alfabetizzazione, di disponibilità di energia idrica, però comunque in termini di reddito, di PIL, più o meno saremo sul 10%, diciamo dal 5 al 15%, 20% per il nord. Il divario si apre brutalmente da partire dal 1890. E praticamente non viene mai ripreso. Cioè, il sud rimane, poi magari faremo appunto una puntata più sul nord. Sud. Comunque, diciamo, l'Italia inizia a industrializzarsi. Inizia a industrializzarsi sia per il mercato interno, ma inizia anche a ritornare a essere una esportatrice di prodotti industriali. A quel tempo sì, l'Italia esporta prodotti tessili di qualità abbastanza bassa e continua a esportare seta, esportazione di seta. E arriva alla Prima Guerra Mondiale come un paese, diciamo, ancora povero, però comunque che aveva iniziato a muoversi. La guerra provoca un sacco di sconquassi, ovviamente provoca un sacco di morti, c'è un ampliamento, indirettamente provoca il regime fascista, però è anche un momento di miglioramento della situazione industriale. Perché? Sostanzialmente perché l'Italia investe moltissimo con i soldi, in parte con i soldi degli alleati, nel sviluppo dell'industria meccanica. Cioè, e riesce comunque ad avere un'industria meccanica comprese anche cose abbastanza sofisticate, tipo produzione di navi, produzione di aeroplani, produzione di armamento bellico, che comunque non sfigura tanto rispetto a quello di quelli degli altri paesi e comunque non sfigura tanto rispetto a quello dell'Austria-Ungheria, che era ovviamente l'unico nostro nemico. Quindi diciamo, c'è una seconda mano di industrializzazione. Durante il periodo fascista c'è un po' di crescita, non particolarmente brillante, e soprattutto concentrata all'inizio degli anni 20, cioè proprio all'inizio del periodo fascista, e anche un po' per fortuna, perché abbiamo la fortuna che il principale paese industriale dell'Europa, cioè la Germania, ha i suoi problemi. La svalutazione, problemi interni, eccetera, eccetera. La concorrenza tedesca, che era ovviamente forte, viene, soprattutto nei settori avanzati, chimica, meccanica e così via, viene brutalmente ridotta. E quindi l'Italia riesce a crearsi un'area di esportazione nel Mediterraneo balcanica e comunque
Non entrerò nella politica fascista, su cui probabilmente farò una cosa specifica. Insomma, poi c'è la Grande Depressione che distrugge tutto, e poi c'è la guerra. Nella Seconda Guerra Mondiale l'Italia ovviamente non solamente perde, ma non ha nessun beneficio dal punto di vista industriale, perché l'industria italiana viene notevolmente distrutta e comunque dimostra una notevole inferiorità rispetto a quelle tedesca o inglese o americana. Nel 1950, come voi qui vedete, il reddito, questo si vede dalla cosa della guerra, comunque il reddito è notevolmente cresciuto, questa è la crescita. Qui sostanzialmente la Grande Depressione, la guerra e questo fare qui, magari se noi prendiamo la cosa si vede in maniera un po' più chiara. Comunque diciamo, la Grande Depressione e la guerra bloccano la crescita che riprende dopo il 1950. Dopo il 1950 sono il periodo che si chiama gli anni d'oro dell'economia mondiale, che naturalmente è una versione, come dire, un po' molto eurocentrica, come si dice ora, mi dicono le persone finiche. Essenzialmente sono gli anni d'oro dell'economia occidentale, Stati Uniti, Canada, ma soprattutto l'Europa occidentale, che si riprende alla grande dalla guerra. E anche l'Italia, cioè l'Italia riesce a affermarsi come produttrice industriale, non più prevalentemente esportatrice di materie prime, ma prevalentemente esportatrice di prodotti industriali. All'inizio tessili e poca meccanica, e poi sempre di più meccanica avanzata e così via. E diciamo, c'è un periodo di crescita rapidissimo, che cambia completamente il mondo dell'Italia. Nel 1950 sostanzialmente l'Italia era ancora un paese agricolo in cui c'era forti aree industriali a Torino, Milano, Genova e un po' nelle campagne del centro, no, del triangolo industriale. Nel 20 anni c'è una crescita industriale in tutte queste aree del centro-nord. La Fiat diventa una grande azienda, la Fiat, prima del 1950-60, era una boutique, faceva 30.000 auto l'anno, nel 1970 ne fa 1,5 milioni, una cosa enorme. E questo c'è una grande crescita che attira molta popolazione nelle città, c'è cioè il grande, avete visto, Miracolo a Milano, tutti questi film, film di Visconti, oddio. Passato di mente, vabbè, scusate, comunque c'è questo grande afflusso con metropoli del nord diventano crescono moltissimo, diventano città industriali, ma la caratteristica che si ha soprattutto, magari non tanto negli anni 50, inizio negli anni 60, quegli anni pure del miracolo economico, che questo periodo di fortissima crescita che è comune non solo all'Italia, ma anche a tutta l'Europa occidentale, un po' meno alla Gran Bretagna, ma anche alla Francia, alla Germania, che è appunto un fenomeno, e questo è il periodo di miracolo. Qualcuno ha parlato di piano Marshall, ne parlerò forse un'altra volta, è stato utile, ma non è stato decisivo, se volete. Molto, cosa breve che è servita a importare tecnologie, è stata utile per 3-4 anni, ma comunque il miracolo economico è tutta una cosa molto più ampia, molto complessa. E la caratteristica dello sviluppo economico italiano è fondamentalmente che la manodopera agricola, che ancora rappresentava una percentuale molto elevata della popolazione, 40-50%, si trasforma prima in una manodopera industriale e poi ma dopo si trasforma nei servizi. Quindi c'è una grande la crescita industriale, la manodopera che era prevalentemente nelle campagne del nord si trasferisce in città del nord, la manodopera del sud si trasferisce in città del nord, a un certo punto le industrie si trasferiscono dove c'è la manodopera. Cioè c'è un grande sviluppo industriale che inizia nel Veneto, poi in Emilia Romagna, poi in Toscana, tutte aree che
Sì, c'era pochissima industria nel 1950, salvo piccoli nuclei legati a caratteristiche specifiche, tipo il ferro dell'Elba o così via. Si diffonde un'industria diffusa, piccole e medie dimensioni, cioè mentre il miracolo economico è il miracolo della grande industria, gli anni 60-70 sono il miracolo, cioè che continua la crescita industriale, si estende la crescita industriale sostanzialmente alla piccola industria. C'è anche un po' di crescita industriale nel sud, però è una crescita trainata sostanzialmente dall'intervento pubblico. Cioè, negli anni 50 c'è stata, magari ne parleremo un'altra volta, il notevole politica di meridionalistica, cioè di sussidi allo sviluppo economico del Sud, che negli anni 60-70 diventa sussidi alla costruzione di grandi stabilimenti industriali del Sud, con ovviamente una crescita del PIL che però comunque non innesca processi di sviluppo virtuoso. Cioè il Sud recupera un po', però comunque non diventa una zona industriale, salvo appunto le aree, alcune aree tipo l'Abruzzo e il Lazio. Comunque, diciamo, l'Italia nel 1970-75 ha raggiunto ormai uno stadio di maturità industriale. È un paese ancora un po' indietro rispetto a Germania, Francia e Inghilterra, ma comunque in termini di PIL è diventato, cioè, su 20.000 dollari, diciamo, quindi è sicuramente un paese diventato ricco. E qui iniziano un po' i problemi. Io ho una visione molto negativa delle politiche economiche degli anni 60, cioè, scusate, degli anni del post-68. Sostanzialmente quello che succede è che l'Italia, e questo magari appunto ne parleremo perché è un discorso abbastanza complicato, per una serie di decisioni politiche, l'Italia perde l'abbrivio che aveva conquistato, tutto l'Occidente con la crisi petrolifera perde l'abbrivio che aveva conquistato, l'Italia però non riesce a riprendersi, continua a crescere con l'industria, però diciamo sostanzialmente il tasso di crescita dopo gli anni 80 si riduce notevolmente e soprattutto quello che si vede è che si crolla il tasso di crescita della produttività. Cioè l'Italia cresce, diciamo, per forza d'inerzia, ovviamente con un apparato pubblico e con una politica economica che, come dire, peggiora lentamente la situazione. La storia che io farei e che magari farò un'altra volta è una storia di un lento declino, un lento declino delle capacità produttive, cioè capacità di crescita, che è legato un po' all'industria industriale, un po' all'incapacità da parte del sistema industriale di fare un salto di qualità, legato alle piccole dimensioni, per certi versi all'insufficienza del sistema scolastico ed educativo, all'eccesso di burocrazia, a un livello di spesa pubblica e di tassazione che prima spesa pubblica che viene gonfiata anche per ragioni clientelari e poi tassazione che rincorre. Comunque, due serie di motivi. L'Italia è come un corridore che si è messo dei pesi all'inizio. Siccome è forte e allenato, continua a correre, però lentamente corre sempre di meno, mentre altri corrono di più e diciamo, i problemi esplodono qua negli anni 90 e soprattutto negli anni 2000. Cioè, sostanzialmente la crescita economica italiana già negli anni 90 è molto più lenta. Nel tempo del miracolo economico si parla del 6-7% l'anno. Negli anni 60-70, 3-4% l'anno, negli anni 90, 1-1,2%, nel 2000 quasi zero. E questo, nella prima parte del 2000, quasi zero,
E poi ovviamente c'è la crisi finanziaria, c'è il Covid e quindi la situazione è ancora peggiorata. Quindi diciamo, questo è un grande quadro della situazione, più o meno abbiamo fatto un'ora, quindi naturalmente sono andato molto rapidamente, ho insistito sul periodo pre-industriale, perché magari non so se ci torneremo a breve, sul periodo diciamo dall'unità in poi, dall'unità agli anni 70-80, magari torneremo a breve, quindi andremo a approfondire questi pezzi. Comunque, diciamo, questo mi sembra che sia un quadro generale. Quindi, noi siamo sempre stati ricchi, c'è un famoso libro, ci sono due libri recenti, abbastanza pessimisti. Uno è di Pierluigi Sciocca, che si chiama Ricchi per sempre, punto interrogativo. Continuiamo a essere ricchi, e un altro che è un'antologia curata da Michelangelo Vasta, Paolo De Martino e Michelangelo Vasta, che si chiama Ricchi per caso. Tanto per dare l'idea, diciamo, questa è una cosa abbastanza recente, quindi il pessimismo dilaga, magari, però insomma, comunque, in ogni caso, pessimismo tutto sommato è giustificato a breve, però se noi ci guardiamo indietro, noi vediamo un paese che è molto, molto, infinitamente più ricco di quello che era 100 anni fa. O, cioè, al momento, diciamo, ma anche, o 150 anni fa. E quindi, diciamo, sostanzialmente noi dobbiamo essere grati ai nostri antenati che ci hanno, come dire, lasciato questa ricchezza. Vabbè, voi, giovani generazioni, dovrete in qualche forma sudarvela, perché il grasso che ci hanno lasciato quel miracolo economico è finito, lo stiamo finendo noi sostanzialmente. E con questa invocazione alle giovani generazioni io finirei, non so se Simona vuole. E volevo solo chiederti una cosa. Il grafico abbiamo detto che è relativo alle province, insomma, regioni del centro-nord d'Italia, ma questo anche dopo l'unità d'Italia o solo No, nella parte prima? dopo l'unità È tutta l'Italia. d'Italia è totale, perché purtroppo non abbiamo, c'è gente che sta provando a farlo, ma non con grandi risultati, un PIL, però diciamo sostanzialmente prima del 1860, scusa, prima degli anni 80-90 dell'Ottocento possiamo parlare del 10-15% in meno sostanzialmente per il sud, quindi non è molto diverso. E comunque la maggior parte della popolazione stava nel centro-nord. Certo. Questo grafico si riferisce a tutta l'Italia, dovevo dirla, hai ragione, l'ho dimenticato. Ok, Ok, bene. perfetto. Quindi direi che possiamo salutarci e vederci alla prossima puntata tra 2 settimane. Ok, ciao a tutti, Ciao, buona ciao. serata.